Vi è mai capitato di pensare quanto tempo noi fotografi e videomaker dedichiamo a perfezionarci sul piano tecnico, quindi padroneggiare strumentazione, luci, angolazioni, la grammatica dell'inquadratura e poi un bel momento nella nostra vita ci rendiamo conto che abbiamo di fronte lo scatto perfetto, completamente non pianificato e soprattutto non abbiamo bisogno di niente, è già tutto nella posizione giusta, noi dobbiamo solamente prendere e scattare senza nemmeno curarci troppo dell'esposizione e soprattutto senza dover modificare niente della scena. Se fate questo mestiere da abbastanza lungo o se siete dei fotoamatori da abbastanza tempo, vi sarà sicuramente capitato di trovarvi in una situazione simile. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi voglio parlare di un caso molto particolare, ovvero una di quelle rare volte in cui mi sono trovato di fronte a una scena così bella che sono riuscito a ricavare uno scatto pressoché perfetto in un singolo colpo senza dovermi portare dietro niente di complicato e senza dover magheggiare con Photoshop. Per chi non lo sapesse, questo è un canale che parla di videomaking e design, per cui se qualcuno dovesse essere nuovo, prima di tirargli le orecchie voglio invitarlo a iscriversi subito a questo canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Questo è un canale 100% green, ecocompatibile, ecosostenibile, biodegradabile. Tutte le apparecchiature utilizzate per registrare i nostri video vengono alimentate con le emozioni dei bambini. Ma andiamo subito all'argomento del video e prima di arrivare al nocciolo della questione voglio darvi un po' di cornice. Stiamo parlando delle vacanze tra Capodanno e Natale dell'anno morente 2022 e nascente 2023. Quindi come sovente mi capita mi lascio alle spalle la congestionata Milano per andare a respirare un po' di aria pura in montagna in una località segretissima. Ora avendo trovato un tempo non particolarmente favorevole e quindi non abbiamo un sole splendente, quindi abbiamo una luce tutto sommato abbastanza morbida, mi trovo a passeggiare in prossimità di un bel ghiacciaio, quindi vista idilliaca, belle montagne innevate, cielo lievemente velato, quindi è una bella giornata, c'è un po' di sole a sprazzi, però ci sono delle velature sopra il sole, quindi abbiamo una luce che è un po' strana per la verità, perché abbiamo dei contrasti abbastanza duri, però non sono quei contrasti fatti con l'accetta di quando abbiamo il sole a picco, è una via di mezzo, è una simpatica via di mezzo che ci concede dei contrasti abbastanza duri, quindi è una luce che può sembrare anche un po' fashion, però non è durissima, quindi è una via di mezzo. A questo punto succedono due cose. La prima è che mentre passeggio con la mia macchina fotografica che mi sto portando dietro, in questo caso era la Canon EOS 6D con una delle mie lenti più vecchie, perché la EF2470 F2.8 prima versione è la prima lente serie L che ho comprato in vita mia, credo. Anzi, devo fare una notazione doverosa, non l'ho comprata io, ma me l'ha regalata mia mamma per Natale, quindi non l'ho nemmeno comprata, però è una delle prime lenti con l'anello rosso di cui sono entrato in possesso in tutta la mia vita, per cui è una lente vecchia con una camera vecchia. In vacanza non mi porto gli ultimi modelli top di gamma, mi porto semplicemente qualcosa con cui sono a mio agio a scattare, quindi una strumentazione del genere per una giornata in montagna per me era più che sufficiente. Ora, trovandomi di fronte a una scena come questa, do un'occhiatina al panorama, faccio un paio di foto che non sono foto di prova, perché io sto scattando il panorama in quel momento, mi sto divertendo a scattare il panorama, in particolare sto facendo una panoramica vera e propria, nel senso che sto facendo uno scatto, un secondo scatto, un terzo scatto, fino a che vado a riempire la mia panoramica e la compongo poi a casa con Photoshop Camera Raw per ottenere una panoramica che si sviluppa orizzontalmente, per cui ho già fatto l'esposizione e proprio mentre sto per tornare verso la seggiovia perché sono soddisfatto della mia giornata mi casca l'occhio su una roccia piana, una roccia perfetta che sembrava messa lì apposta per me. In quel preciso momento mi rendo conto che potrei provare a fare il galletto e realizzare una foto still life. In quel preciso momento, in quell'ambiente lì, quindi ho il ghiacciaio alle spalle, il panorama di fronte, sono in controluce perché ho il sole di fronte a me e che cosa faccio? Mi tolgo l'orologio, lo appoggio su quella roccia e decido
decido di scattare una foto. Il risultato mi piace e siccome l'orario era abbastanza consono, perché erano le 2:10 se ricordo bene, quindi la disposizione delle lancette mi veniva abbastanza favorevole. Di solito le fotografie di prodotto degli orologi si scattano con le lancette a ore 10:10, in questo caso era 2:10, ma diciamo che mi sono accontentato, me la sono fatta andare bene. Però una cosa l'ho voluta fare, ho aspettato finché la lancetta dei secondi non è arrivata esattamente nella posizione che volevo e ho fatto un paio di scatti durante l'avvicinamento della lancetta, quindi non voglio raccontarvi che ho fatto una foto sola, ne ho fatte 4 o 5 per avere il momento esatto, però la posizione, la posa, l'illuminazione, l'inquadratura erano sempre le stesse in tutte quante le foto, per cui credo di poter affermare che ho realizzato una foto prodotto di tutto rispetto in un singolo scatto, perché avevo già l'esposizione già fatta sul panorama che andava già bene anche per il mio soggetto. Ora, prima di mostrarvi la foto, voglio raccontarvi l'emozione che ho provato nel poter realizzare un'immagine come questa. Questo perché? Prima di tutto perché io sono un grandissimo appassionato di orologi e l'orologio che indossavo quel giorno era un orologio a cui sono molto affezionato, un orologio grosso, pesante, che mi piace molto e che veste molto bene. Non è quello che indosso oggi. Oggi ho sto indossando un Citizen Eco Drive radiocontrollato al titanio, che non è quello che stavo utilizzando in quella giornata, quindi non sto neanche a farvelo vedere, sono completamente diversi. Il punto qual è? Essendo io appassionato di orologi, il fatto di poter realizzare una foto prodotto di un orologio, in particolare questo orologio, con un singolo scatto, mi ha veramente regalato un'emozione, perché normalmente quando io scatto una fotografia di un orologio mi chiudo in studio. Non il mio, perché il mio non è attrezzato per una cosa del genere, serve uno studio più grande, il mio studio non è tanto grande, voi non lo vedete mai, ma non è abbastanza grande per fare queste cose. A me serve uno studio più grande dove io posso srotolare dei taily, dove posso aprire delle softbox e fare delle cose anche allontanandomi dal soggetto, mantenendo il pieno controllo con la distanza delle luci dal mio soggetto. Non solo, ma molte volte utilizzo anche un'ottica macro, nel mio caso è il 100 mm f2.8 di Canon, quindi è una lente con cui non posso stare vicinissimo al soggetto, perché è una lente macro, ma è una lente abbastanza lunga, quindi devo andare un pochino indietro, insomma serve spazio. E siccome serve spazio, io mi reco in uno studio attrezzato, allestisco il mio tavolo, tiro dei rotoli di carta, faccio passare delle luci e cerco di tirare fuori la mia foto, ma ci vogliono ore per fotografare un orologio bene, ci vogliono veramente delle ore, a meno che non si vada a replicare un set già fatto, perché se io dico ok, ho messo le luci in un certo modo, la volta dopo le rimetto esattamente nello stesso modo, l'orologio nella stessa posizione, posto che poi gli orologi sono tutti diversi, perché hanno magari il vetro che può essere diverso. Per esempio l'orologio che indosso in questo momento ha il vetro piatto ed è un vetro minerale, mentre l'orologio che vi mostrerò tra poco aveva un vetro zaffiro che era bombato, quindi questo cambia tanto, perché se io metto lo stesso orologio nella stessa posizione è un conto, ma se io cambio l'orologio potrei dover cambiare tutte le luci. Non sono tutti uguali gli orologi, anzi sono tutti diversi. Insomma, è molto complesso fotografare bene un orologio. Il fatto di arrivare lì, di trovarmi quella scena, di avere il riflesso di dire potrei fare una bella foto prodotto qui, di mettere giù il mio orologio, di fotografarlo e di rendermi conto che in un colpo solo era venuta una foto di cui sono contento. Non è una foto che mi è stata commissionata, non la utilizzerò, non la venderò, non ci farò assolutamente niente, la terrò per me come ricordo, però il fatto di essere riuscito a fare questa cosa mi ha veramente regalato un'emozione e condivido con voi questa emozione raccontandovela anche per farvi capire che cosa passa dietro a una fotografia di prodotto di questo tipo. Ogni tanto si realizzano foto prodotto di questo tipo. Vi faccio un esempio: la Sector, un'azienda che a me non dispiace affatto, ho diversi orologi della Sector, sono orologi con indirizzo nettamente sportivo e loro fanno spesso fotografia di prodotto in contesti come questo. Trovano dei bei fondali naturali e fanno delle foto prodotto ambientate, che sono delle foto vere, abbastanza grezze, con uno sfondo vero, quindi senza fondaloni applicati in Photoshop. Quindi è una cosa che si può fare, probabilmente lo fanno più brand con un indirizzo sportivo piuttosto che brand di lusso. Inoltre, se volessimo proprio fare i sofisti, questa foto è sbagliata, nel senso che l'orologio in questione è un orologio subacqueo e io qui l'ho portato in montagna, quindi è un po' fuori contesto, però sono contento di quello che è venuto fuori,
proprio per la facilità con cui è venuto, perché normalmente sarebbe una cosa complicata, bisognerebbe appunto, come vi dicevo, andare in studio e allestire tutto un ambaradan, oppure nel caso di un orologio sportivo bisognerebbe pianificare lo scatto, recarsi in location, ragionarci, fare brief, scambiare mail e solo allora realizzare la foto. La semplicità e la spontaneità con cui questa immagine è venuta fuori mi ha sorpreso me per primo e mi ha fatto anche pensare che forse anni, perché ormai sono veramente anni di studio, di perfezionamento, non servono solo a essere precisi e perfetti in studio, precisi e perfetti quando si sta facendo un lavoro, ma servono anche per avere la scioltezza di fare un gioco, di dire io adesso realizzo questa foto, mi tolgo l'orologio e realizzo questa foto per me stesso, per gioco, e quando torno a casa me la guardo e sorrido, perché mi è venuto un bel colpo, mi è venuta una bella foto e ora so anche che potrei replicarla, quindi se un cliente danaroso mi dovesse proporre di fotografare oggetti simili a questo saprei esattamente come, vabbè lo sapevo anche prima, però adesso so come viene, so com'è la resa e la perfezione di come tutto si è concatenato è una cosa veramente sbalorditiva, perché alle mie spalle c'era il ghiacciaio illuminava perfettamente il soggetto, quindi la luce del sole di fronte a me rimbalzava sul ghiacciaio, illuminava il soggetto, però senza creare riflessi nel vetro. È veramente magia, è andato tutto al suo posto esattamente come doveva. A questo punto vi faccio vedere l'immagine, andiamo a vederla anche nel dettaglio, perché è un'immagine che secondo me è veramente di ottima fattura e l'ho scattata a mano libera con il massimo disinteresse, ci ho messo 90 secondi totale e è una cosa che mi rende veramente molto molto contento. È una foto che sicuramente pubblicherò sui social, la utilizzerò, ma non è una foto con cui mi proporrò alla ditta in questione per andare a fargli fotografia di prodotto, perché non credo nemmeno mi prenderebbero in considerazione, non è quello il mio obiettivo, era semplicemente un gioco e sono contento di come il mio allenamento nel corso di questi anni mi abbia portato a poter realizzare una foto come questa in pochi secondi. Non ero andato lì per fare questa, quindi è venuta completamente a caso. Ci tenevo a condividere con voi questo momento e in chiusura del video vi lascio a queste bellissime immagini di questo rapace. Non mi spingo oltre perché non sono un esperto di uccelli, gli animali mi piacciono ma non sono esperto. Mentre stavo tornando verso la seggiovia mi imbatto in questo meraviglioso rapace che mi sorvola, probabilmente sperando che io schiattassi e quindi di beccarsi un pasto gratis e potermi spolpare i bulbi oculari. Gli è andata male, avrà trovato sicuramente qualcos'altro. Se qualcuno di voi riesce a capire che uccello era, vi prego fatemelo sapere in un commento. È pieno di gente che mi ha commentato i video di Canoneo SR7 parlando anche di fotografia naturalistica, quindi so che c'è qualcuno che mi segue che è esperto di uccelli. Ditemi secondo voi che uccello era, sicuramente è un rapace. Io vi dico la mia, secondo me è un'aquila, perché l'ho trovata troppo grossa per essere un falco, era molto grande, quindi a occhio da non esperto per me era un'aquila, però ditemi la vostra e fatemi sapere anche che cosa ne pensate dello scatto. In fondo questo video era su quello scatto, non tanto sul falco o aquila che dir si voglia. Signori, io vi ringrazio di aver trascorso con me il vostro tempo e vi do appuntamento al prossimo video.